Signore e signori, buonasera. Buonasera. Bentornati su Briciole di Storia per condividere ricordi e pezzi di storia. E pezzi di storia di plastica. Sembrerebbe un banalissimo cacciavite. Ma non lo è perché noi non possiamo portare un banalissimo È di cacciavite. quelli che si usano ancora oggi, posso dire Ancora ancora oggi, oggi, sì. con tutte le diverse utensilerie all'interno. Qui vediamo la svitando, si allarga. Possiamo inserire Ho preso, la diciamo, un cosa. lavoro a Ed due, stringiamo. ecco nato un Cacciavite, cacciavite a tutti gli effetti che anche funziona. carino, con plastica rossa Non... e gialla, trasparente. eccetera, eccetera. Di per sé Vediamo, si montiamo farebbe anche fatica a dire se ha 2 anni oppure 50. Possiamo anche elencare le varie punte, tra cui No, anche credo una che per così fare dei fori. Ovviamente annoiamo tutti quanti al massimo. un punteruolo. Ma Ma bello adesso, però, insomma. per spiegare come mai siamo qui a far vedere un cacciavite giallo Sì, indubbia, il mi lasci cameraman che. deve fare il massimo e deve riuscire a inquadrare, e questo è veramente, E poi devo veramente, trovarla, ecco. veramente. Ecco lì la scritta che ci trasporta indietro nel tempo di 60 anni, Sì, sicuramente. dovrebbe. SNAM, SNAM, montaggi. montaggi. Quindi era qualcuno addetto, qualcuno, era nel gruppo addetto al montaggio di un metanodotto, perché altrimenti non si capisce perché cosa potesse montare, Modellini. non credo proprio, e quindi questa cosa apparteneva sicuramente a mio padre, e quindi ci porta indietro negli anni 50-60. Quindi un oggetto in dotazione, Proviene diciamo, da Metanopoli sì, sicuramente. un omaggio anche, diciamo, che rimaneva poi agli Sicuramente operai sì. o chiunque andava o su una piattaforma, su un impianto, aveva una sorta di kit di Probabilmente benvenuto. la SNAM Montaggi non si dedicava soltanto al montaggio di qualcosa dedicato al metano, ma faceva anche altre cose. E Sicuramente. questo non bisognerebbe appurarlo. Diciamo, erano gli anni d'oro in cui le aziende, soprattutto quelle grosse come la SNAM, potevano permettersi gadget di vari Sì, poi tipi, questo vario qui tipo non da è neanche. regalare ai propri dipendenti. Non è neanche che sia di un valore No, infinito, è certo, però carino, è portato bello. a migliaia e migliaia di pezzi, insomma, diventava comunque una cosa carina, ripeto, a tutt'oggi utilizzabile. Diciamo, deve tenere questa parte di plastica che è quella che subisce lo sforzo della rotazione potente, Ma hai infatti fatto è fatto bene. bene, no, ma lo ricordo anch'io, non so come mai, credo di averne avuto uno anch'io, non so per quale ragione, ma lo ricordo come pratico perché il fatto che contenesse, diciamo, le parti essenziali di un cacciavite e poco di più, Li insomma. fanno anche adesso, lo vai in qualsiasi brico e lo compri, ma questo qui ha 60 anni e gli altri no. Questa è Esattamente, esattamente. l'unica differenza. E quindi, non facendoci mancare niente, non facendovi mancare nulla, vi ringraziamo per Aspetta, l'iscrizione. colleghiamoci un attimo. Colleghiamoci. Pronto? Sì, il collegamento è Colleghiamoci. pronto. Questo Colleghiamoci qui con il non è nostro studio di soltanto Roma. Ah no. 50-60 anni, Sì. Cioè, è l'esplosione, la nascita di Metanopoli. Questo qui è. da un cacciavite Certo, all'esplosione di il Metanopoli. periodo è quello, il periodo in cui l'ingegner Mattei ha cominciato a costruire un centro direzionale, a costruire un centro di ricerche, a costruire tutte le case per i dipendenti, è nato Metanopoli con tutto il suo patrimonio di verde e di cose. E quindi questo cacciavitino, nella sua modestia, ci riporta indietro a quella l'epoca, l'epoca in cui sorgeva Metanopoli. E visto da Ci così commuoviamo. sembra al 9000 di 2001 Odissea nello spazio. Ci commuoviamo e salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia che si commuoveranno con noi, spero. Assolutamente, e tutti a Metanopoli. Alla prossima!